Il weekend sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola ha visto i protagonisti dell'Italian Formula 3 European Series, la neonata serie affiancata al campionato italiano Formula 3, darsi battaglia nelle tre gare che hanno infiamato il pubblico presente sul circuito delle Santerno. Eddie Cheever, pilota italo-americano sulla Dallara delle Prema Power Team, e Riccardo Agostini, padovano con la Migale di JD Motorsport, si sono spartiti le pole position nelle qualifiche andate in scena venerdì pomeriggio. La prima gara di sabato ha quindi visto partire al palo Eddie Cheever in una prima fila tutta Prema Power Team, con al suo fianco il francese di Ferrari Driver Academy, Brandon Maisano. Allo spegnimento dei semafori, Maisano è il più veloce e arriva alla variante del tamburello davanti al suo compagno di team. Alle loro spalle, Enrique Martins riesce a passare Riccardo Agostini per la terza posizione, ma il padovano replica subito e si riporta sul terzo gradino del podio virtuale. Al secondo giro, Cheever e Maisano entrano in contatto alla curva Villeneuve. Il romano cerca di passare il suo compagno di team all'esterno, ma arriva leggermente lungo e non riesce ad avere una traiettoria ottimale. Il contatto diventa inevitabile ed approfittarne è Riccardo Agostini, che si porta al comando con i due piloti Prema in netta difficoltà. Maisano riparte subito e perde solamente una posizione, ma con l'ala anteriore decisamente danneggiata deve rientrare ai box dopo che i commissari gli espongono la bandiera nera e arancione. Al quarto giro si mettono definitivamente fuori dai giochi Mario Marasca e Eddie Cheever. Sempre alla curva Villeneuve i due piloti laziali si toccano e mentre Marasca parcheggia nella sabbia, Cheever rientra ai box e finisce lì la sua gara. L'ultimo sussulto prima del traguardo è per Kevin Giovesi, che alla curva della Rivazza passa a Sergei Sirotkin per la terza posizione. Al traguardo è Riccardo Agostini a passare per primo sotto la bandiera a scacchi, ma in sede di verifiche tecniche la sua monoposto viene estromessa dalla classifica per la non conformità di un particolare. La vittoria va così ad Enrique Martins, che toglie un po' di amaro dalla bocca degli uomini del team Prema. Seconda piazza per Kevin Giovesi, in gran spolvero con la Dallara del team Ghinzani. Terza posizione per il moscovita di Euronova, Sergei Sirotkin. Sì, ieri sono stato nella qualifica un problema, ho capottato sulla qualifica. Non sono partito bene quinto, ma anche la partita sono andato a terzo. E poi ho avuto sfortuna che loro hanno sbagliato un po' davanti, sono riuscito a superarlo e tenere un ritmo per non sbagliare, non fare niente e finire in secondo posto, che è già una cosa molto buona. Poi lui va molto forte, non sono riuscito a tenerlo, lui è riuscito molto meglio ancora il primo giro, aveva già le gomme calde e non sono riuscito a tenerlo. In gara 2 è Riccardo Agostini a partire davanti a Kevin Giovesi, ma allo start il milanese del team guidato da Piercarlo Ghinzani è più veloce e si porta al comando della gara senza più lasciarlo. Per Giovesi è la prima vittoria in campionato, mentre alle sue spalle tagliano il traguardo Riccardo Agostini e Brandon Maisano. Poche le emozioni nella gara più lunga del weekend, con il milanese che si è subito involato verso la vittoria, tallonato da Agostini. Più sfortunato invece il compagno di squadra di Giovesi, Kuba Dalewski, alla sua prima esperienza in Formula 3. Il polacco è dovuto partire dalla corsia dei box dopo la rottura di un semiasse e nel corso del quinto giro è finito nella sabbia dopo un errore. È così Giovesi a trionfare per la prima volta in questa stagione. Sì, è stata una gara molto tirata. Ero partito secondo, poi sono riuscito a partire bene, a passare Agostini, poi sono rimasto in testa, però è stata molto dura perché anche lui andava molto forte. Sono riuscito, sono contento, finalmente è arrivata la prima vittoria per me nel campionato italiano, sono molto contento. Sì, l'importante era comunque stare davanti a loro, ci sono riuscito, ho dimostrato che comunque vincere non è la macchina ma una componente, lo fa anche il pilota. Mi dispiace per quello che è successo ieri, la decisione comunque è stata più che giusta e comunque abbiamo dimostrato che per vincere il campionato siamo ancora in lotta. Sì, la lotta è sempre più accesa, ovviamente a fine campionato arrivano anche altri avversari che è giusto che hanno fatto il loro percorso. Giovesi ha vinto meritatamente, ha 3 anni di esperienza in Formula 3, quindi il campionato è sempre stato combattuto dall'inizio alla fine e penso lo sarà fino all'ultima gara.
La gara più corta del weekend è una girandola di emozioni anche grazie all'inversione della griglia di partenza che vede così partire davanti a tutti Kuba Dalewski e Roman De Beer, il sudafricano del team Victoria World. Nel giro di schieramento, Dalewski torna ai box a causa di alcuni guai tecnici e lascia libera la piazzola della pole position. Ad approfittarne è Nicolas Latifi, che partito dalla terza posizione trova strada libera davanti a sé e si porta al comando davanti a Kevin Giovesi e a Sergei Sirotkin. L'italo-canadese del team JD Motorsport non riesce a resistere all'attacco di Kevin Giovesi, che al secondo giro si porta in testa la gara. Latifi rimane in seconda posizione e non si fa impensierire da Sergei Sirotkin e così i tre arrivano al traguardo a posizioni invariate. La lotta per la quarta piazza è invece molto agguerrita, con Roman De Beer a battagliare con i ben più esperti Riccardo Agostini e Eddie Cheever. Prima Cheever cerca di passare De Beer, ma viene infilato da Agostini. Poi il sudafricano commette un errore alla Villeneuve e consente ad Agostini e Cheever di portarsi davanti a lui. Seconda vittoria del weekend per uno spettacolare Kevin Giovesi. È stato molto duro perché l'ho passato all'esterno, perché lui ha chiuso all'interno subito. Ho fatto una staccata un po' più lunga, sono arrivato un po' più lungo di lui e l'ho passato all'esterno. Lui mi ha toccato un po', però sono riuscito a resistere e l'ho passato. Poi me ne sono andato perché avevo un passo leggermente superiore al suo. Sì, la migala un po' più rettilineo, un po' più velocità sul rettilineo, poi noi nel misto lo recuperiamo un po'. Però è andato bene, ringrazio il team Ghinzani e speriamo di andare così anche a Vallelunga. Primo podio in carriera per Nicolas Latifi, che qualche settimana fa aveva dichiarato di voler salire sul podio nelle ultime tre gare. Detto fatto. Sono molto contento di essere sul podio di Imola questo weekend. Non sono sempre stato così fortunato nei weekend precedenti. È stata una gara abbastanza dura con Kevin, che mi ha passato subito e che è riuscito a creare un buon vantaggio. Mentre Sergei era piuttosto indietro rispetto a me, quindi ho dovuto solo mantenere i nervi saldi in pista. Dopo sei gare nella serie continentale, ancora Eddie Cheever a comandare la classifica con 202 punti, 3 in più di Brandon Maisano e 8 in più di Riccardo Agostini. Nella serie tricolore invece è Brandon Maisano al comando con 144 punti, davanti ad Agostini con 136 e a Cheever con 130. Prossimo appuntamento con la Formula 3 il 16 settembre a Vallelunga.